avevo 19 anni. Nel mese di giugno mi è arrivata la cartolina rosa, che veniva chiamata cartolina rosa perché venivano richiamati, e sono andato a Trento. A Trento mi hanno inviato a Merano come artiglieria alpina. Allora io ero a Merano, nella caserma dell'artiglieria alpina. Alle 11 ci hanno dato il lancio e alle 11:10 c'è stato il discorso di Badoglio, che ci ha detto che i nemici di ieri erano gli amici di oggi e gli amici di oggi erano i nemici di domani. Con queste parole non abbiamo capito esattamente niente. Subito dopo sono arrivati un paio di carri armati, i tedeschi. E la prima parola che abbiamo sentito è stata Raus, 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 cioè uscite, uscite, uscite. Ci hanno messo nel cortile, ci hanno contato per la prima volta, che poi diventeranno centinaia e centinaia di volte che ci contano, e poi ci hanno messo in fila e per tre. Siamo partiti e siamo andati a piedi fino a Bolzano. A Bolzano, alla sera, ci hanno dato l'ultimo rancio e abbiamo dormito sulla paglia. Alla mattina, presto, sono le 6, 6:30, ci hanno fatto alzare, ci hanno portato in stazione, ci hanno messo in 56 nei vagoni ferroviari. Poi hanno chiuso i portelli e siamo partiti senza sapere dove andavamo. Quello era il campo di concentramento dove arrivavano tutti lì, italiani, francesi, russi. Era un campo grandissimo, con tutto il filo spinato attorno, con diciamo le garitte. Che si sono viste anche per televisione, insomma, altre volte, nei vari campi. A gruppi ci hanno mandato in varie altre città come lavoratori. E ci hanno fatto lavorare per 10 ore al giorno senza darci niente come finanza. E soprattutto non ci davano da mangiare a mezzogiorno, e alla sera avevamo una gavetta con acqua e rape e un pane diviso in 8, che era neanche di 1 chilo, quindi era una fettina di due etti, 2 etti e mezzo a testa. E quindi c'erano queste baracche dove c'erano le cucine. E facevano da mangiare le pelle di patata, le buttavano in questi bidoni all'esterno. E noi a mezzogiorno non ci davano da mangiare, ma ci davano mezz'ora, anzi un'ora era, un'ora di libertà. Libertà nel senso che stavamo lì. Allora io con un altro mio amico abbiamo pensato di poter andare a rubare le scorze delle patate. E questo lo abbiamo fatto per 15-20 giorni, senza che i tedeschi ci accorgessero, perché dovevo cercare di non farmi vedere. Insomma, non era facile la cosa. Poi un giorno ci hanno visto, io sono riuscito a scappare, quest'altro mio amico non ce l'ha fatta e l'hanno ammazzato, in due parole. Io l'ho saputo che l'hanno ammazzato alla sera quando sono tornato, ma quel giorno lì l'hanno ammazzato col calcio del fucile. Io quando sono tornato,
dai miei compagni, sapendo che immediatamente venivano i tedeschi per vedere di trovarmi per farmi fuori anch'io. Allora io avevo il cappello d'alpino e con un mio amico che era della fanteria, gli ho detto: tu dammi la bustina e ti do io il cappello in modo che non mi vedi, non mi conoscono. Difatti, i tedeschi sono venuti a controllarmi, però non hanno capito chi, cercavo una persona alta con il cappello, ma io avevo la bustina. E di conseguenza sono riuscito a cavarmela. Era tanta la fame che ormai i rapporti con gli amici non c'era più. Se potevamo rubare una patata o qualche cosa a un altro, lo facevamo, perché ormai la nostra vita non valeva più niente. E dei rapporti d'amicizia non esistevano più. Io praticamente andando a lavorare in quella fabbrica mi è venuta la dissenteria e di conseguenza praticamente non stavo più in piedi. E lì praticamente dopo 3 o 4 giorni ci hanno preso e portato, ritornando al campo Stalag 12B, che dei Falimbosten, che quello era il campo della morte, perché lì li riportavano chi non ce la faceva più. Difatti, io per camminare, per stare in piedi, mi appoggiavo alla baracca, perché sennò non ce la facevo più a stare in piedi. In quel momento lì ho avuto la fortuna di ricevere un paio di pacchi da casa. Ho pensato che forse ce la posso fare, forse. Nel campo di concentramento di Falimbosten c'era il campo nostro e il campo dei francesi, ma i francesi, essendo militari, non lavoravano ed erano praticamente sostenuti dalla Croce Rossa con pacchi mensili. Noi, i tedeschi, non ci hanno fatto passare da prigionieri di guerra, ci hanno fatto passare come internati militari e come tali ci hanno fatto lavorare, ci hanno fatto tutto quello che. E i francesi, come all'inizio, come sono entrato, mi hanno chiamato: "Macaroni, macaroni", come per dire: "Vai fuori dalle scatole". Ma io sono rimasto lì e poi dopo un po' di francese l'avevo studiato a scuola e quindi ne ho parlato un po' con loro e sono riuscito a avere un buon rapporto con i francesi. Ho chiesto a un francese giovane come me, dico: "Senti, dammi il tuo pastrano e la bustina, che io posso entrare e tornare nel campo, e tornando nel campo me la toglievo quando ero vicino al mio posto letto". E poi il giorno dopo mi mettevo il pastrano e la bustina e potevo passare, perché i francesi potevano venire nel nostro campo senza permesso da parte della sentinella tedesca. Ecco, una piccola baracca con quattro tedeschi di guardia che facevano il turno. Ma praticamente
eravamo quasi lì, non dico liberi, ma quasi, insomma, ecco. Poi, perché il campo di lavoro, noi avevamo il campo, attraversavamo la ferrovia e andavamo a lavorare in una fabbrica di mattonelle per la pavimentazione. Dopo aver lavorato in altri reparti, mi hanno messo con questo tedesco dove facevamo la miscela per tutta la fabbrica. E la miscela era catrame e sabbia. Ma il catrame era bollente e la sabbia praticamente erano due cose che c'era questo miscelatore che mescolava il tutto. E questo tedesco mi ha detto in tedesco: Hitler e Mussolini sarebbero da mettere qua dentro assieme. Ma l'ha detto in tedesco. E io ho capito e gli ho risposto in tedesco: Ja, Schwammelgut. Allora abbiamo fatto, diciamo, amicizia. E mi diceva che suo figlio era dell'SS e quindi lui non aveva nessun rapporto con suo figlio perché altrimenti lo faceva mettere nel campo di concentramento. Però lui alla mattina mi portava sempre delle fettine di pane con il burro e me le nascondeva perché nessuno doveva vedere dove me la metteva perché altrimenti anche altri tedeschi nella fabbrica potevano denunciarlo perché mi aiutava. Non so neanche io. L'hanno portato nel nostro piccolo campo. Era un italiano, però non sapevamo se era un fascista, se era un socialista. Lui ha detto, dice, i tedeschi mi hanno portato qua, senza dirci niente. Però alla fine abbiamo capito che era, diciamo, un socialista, insomma, ecco, che era e quindi con lui ne avevamo parlato della libertà e ci ha spiegato che qual era la libertà, insomma, che noi praticamente non sapevamo neanche più. No, perché io ho visto la Germania. La Germania, guardi che era già il suolo. Io ho visto Braunschweig, Hannover, Norimberga. Niente, c'era più niente. C'erano degli avvisi fuori nel paese con la firma di Goebbels che diceva che i tedeschi dovevano ammazzare tutti i prigionieri stranieri. Noi eravamo stranieri. E di conseguenza quella sera lì io, questo mio amico e altri due o tre siamo scappati dal campo e ci siamo imbarcati dentro c'era un bosco e poi abbiamo proseguito e siamo andati verso le cannonate, diciamo, ecco, praticamente andavamo verso gli americani. Il giorno dopo abbiamo trovato una baracca e ci siamo infilati dentro sta baracca.
e abbiamo dormito lì alla notte e alla mattina abbiamo sentito un rumore pazzesco ed era un carro armato americano. Noi siamo usciti e di colpo si è alzata la torretta con uno con il mitra in mano, noi abbiamo detto siamo italiani, italiani. Poi il mio amico Scognamino ha trovato subito un americano che parlava in napoletano. E quindi, ecco. Io sono stato liberato il 7 di aprile e sono tornato il 7 di settembre. Quindi ho fatto aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, quasi 6 mesi con gli americani. Senza lavorare, senza fare niente. Giocavamo a carte. Ho imparato a giocare a carte là. Dunque ci hanno portato in treno, nei vagoni ferroviari, e a Innsbruck ci siamo fermati, ci hanno passati, come posso dire, ci hanno disinfettato, insomma, ecco. E poi siamo arrivati, abbiamo passato il Brennero, siamo arrivati a Bolzano. E a Bolzano c'era il campo di raccolta degli internati che tornavano. E lì ci è andato la cena, perché eravamo verso sera. E il giorno dopo siamo ripartiti per andare a Pescantina. Ora, facendo tutto il Brennero, Rovereto era prima di Pescantina, molto prima. E io, quando il treno si è fermato a Rovereto, io sono sceso e sono andato a casa. Però ce l'ho fatta a sopravvivere, ecco.